Siamo nel 2024 e ormai l'AI fa parte stabilmente delle nostre vite. La utilizziamo tutti, sia per lavorare, sia per studiare, sia per generare qualcosa, immagini per aiutarci in qualsiasi operazione della nostra vita. E se l'AI entra all'interno del mondo dei videogiochi, del development dei videogiochi, fino a che punto si può spingere l'AI come supporto agli sviluppatori dei videogiochi, soprattutto quando si tratta, ad esempio, di una software house che mi riguarda da vicino, ovvero Level 5? Lo vediamo in questo video. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Freik e sono un appassionato di Level 5. Faccio questa premessa perché, nonostante in molte volte, in molti casi, mi sono trovato a contestare qualche scelta di Level 5, in fin dei conti ho giocato a molti dei loro giochi e li ritengo davvero molto molto belli. Ma perché sto facendo questa premessa? Beh, ultimamente ho notato, soprattutto dopo il Level 5 Vision, si è alzato questo polverone immenso, che Level 5 è sotto i riflettori per l'utilizzo dell'AI durante lo sviluppo dei videogiochi. Quindi facciamo l'esempio dei giochi che usciranno a breve o meno breve sulle nostre console. Inazuma Eleven, Victory Road, è stato fatto tramite AI? In parte sì, ma la storia non comincia oggi, non comincia durante il Level 5 Vision. Facciamo un passo indietro, andiamo a dicembre 2023. C'è una riunione in Giappone con il comitato di studio sui diritti di proprietà intellettuale nell'era dell'AI. Ovviamente, ragazzi, il fattore AI riguarda tutto ormai. Riguarda anche la regolamentazione che si fa, si dovrà fare, si è fatta riguardo l'utilizzo dell'AI. E in Giappone, appunto, è stato chiamato Akihiro Ino come CEO di Level 5 per parlare dell'utilizzo dell'AI all'interno dei lavori della sua azienda. Quindi sono riuscito a ottenere la presentazione di Akihiro Ino, che ha mostrato, corredata da dati, immagini e presumo anche delle spiegazioni, proprio durante questo comitato. Oggi la vediamo insieme, ne discutiamo e ci facciamo la nostra idea. E ovviamente, ragazzi, apriamo un bel dibattito perché qua sotto nei commenti vi leggerò tutti. E se questi video vi piacciono e volete supportarmi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, non dimenticatelo. Mi avvalgo del supporto di un articolo, così ho anche una traduzione un po' in inglese, un minimo una spiegazione, in modo tale che avete anche voi qua a schermo il testo e se io dico delle cavolate potete correggermi tranquillamente qua sotto. Cominciamo con Megaton Musashi Wired. Akihiro Ino ha spiegato che hanno inizialmente utilizzato il modello AI di Stable Diffusion, che è un modello generativo text to image, quindi classico in cui scrivete un prompt testuale dove spiegate che cosa volete vedere e l'AI genera effettivamente l'immagine che avete richiesto. Solo che, come potete vedere da questa immagine, non è stato utilizzato esattamente il prodotto dell'AI. È servito come base, come concept di riferimento, poi è stato rifatto dagli artisti di Level 5, immagino, comunque dagli artisti umani, ed è stato successivamente animato per poi inserirlo nel title screen del gioco. Quindi quello che vedremo è inizialmente un concept di AI, ma poi creato originale. Voglio andare subito avanti, le considerazioni le facciamo dopo, perché un altro esempio di utilizzo di Stable Diffusion è stato appunto riguardo Yo-Kai Watch. Quindi noi sappiamo che ormai Yo-Kai Watch, il brand, non esiste più, o non esisterà più, però sappiamo che quantomeno come riferimento è stato utilizzato proprio il personaggio principale di Yo-Kai Watch, quindi Nathan, come bozza iniziale, originale. In questo caso è stata utilizzata al contrario per avere dei riferimenti, per poter magari sperimentare qualcosa di nuovo. L'AI, appunto, dalla bozza originale ha generato dei modelli di vario tipo, con varie textures, con varie luci, con vari effetti, per avere appunto di nuovo delle reference da poter magari utilizzare successivamente. Forse non sono piaciuti, dato che hanno cestinato l'idea, immagino. Ma l'AI è stata utilizzata non solamente per generare dei personaggi o delle immagini, ma anche per avere dei concept di mappe 3D. In questo caso sono state date in pasto all'AI delle geometrie di stanze senza texture, quindi senza colori, senza materiali, senza nulla, quindi solamente lo scheletro della mappa, e l'AI appunto ha generato più modelli, o meglio, più illustrazioni che poi sono state proiettate sulla stanza, su questo scheletro, per avere ancora una volta un misto tra originale ed AI, in modo tale da utilizzarlo sempre come riferimento. A questo punto è ovvio che non sappiamo se questo modello è stato utilizzato così fatto, nel senso che non solamente come riferimento, ma
magari qualche ambiente è stato totalmente utilizzato, generato dall'AI come texture e proiettato e non rivisto successivamente. Posso aggiungere anche altri due punti che sono stati evidenziati durante il Vision per quanto riguarda l'utilizzo dell'AI. Guardate ad esempio quei mestoli, insomma, cucchiai di legno, eccetera, durante la presentazione di Holy Horror Mansion. Chiaramente sono stati creati da AI. Questo è evidente, si vede soprattutto qui. In questo punto qua, adesso si vede il mio cursore. Ma c'è anche un altro punto che è successivo, ve lo faccio vedere immediatamente, ed è questo. Ovvero, voi avete mai visto delle strisce pedonali di questo tipo, delle strisce tratteggiate così, che non rispettano la prospettiva? No, però anche in questo caso io mi immagino che queste immagini siano state solamente come riferimento, come placeholder. Holy Horror Mansion è stato annunciato come progetto ancora, ripeto, per l'ennesima volta in una fase embrionale, quindi mi aspetto che tutto questo poi venga corretto dopo. Certo, non piace quando mi presenti un prodotto con qualcosa che poi verrà sostituito, perché non mi stai facendo vedere il prodotto finale. Quindi anche in questo caso hai fatto un video dove non si capiva niente, di pochi minuti, toglimi queste immagini, sostituiscimele. Hai ritardato così tanto anche l'evento stesso. Quindi avevi anche il tempo di farlo, presumo. Il prossimo punto è un punto molto molto contestato, ovvero la generazione di background, di ambienti e dei concept di illustrazioni. In questa immagine parliamo principalmente di Decapolis, ha anche un ambiente futuristico, quindi se non qui dove utilizzare l'AI per appunto generare un qualcosa di futuristico in questo caso. Queste immagini generate dall'AI sono state poi modificate e adattate per matchare l'universo di gioco. In questa presentazione Akira Ino ci mostra anche Inazuma Eleven, Victory Road, in questo caso sempre Stable Diffusion per generare la folla di tifosi all'interno dello stadio. È ovvio che i personaggi principali, anche in primo piano, sono stati creati da umani, chiamiamo così, mentre la folla alle spalle è stata generata tramite AI. Per questo motivo, Inazuma Eleven dovrebbe essere considerato come un gioco che è stato fatto dall'AI? Secondo me assolutamente no. Stiamo dando ai matti, ragazzi, cioè io veramente, io non so, magari qualche artista preferirebbe fare copia e incolla di persone fino ad arrivare a migliaia, centinaia di migliaia e coprire uno stadio. Sono sicuro che non viene fatto così, però capite l'idea. Però sono anche molto sicuro che in realtà molti artisti preferiscono non fare un lavoro di questo tipo e magari lasciarlo fare all'AI. Questo è un punto molto importante perché ho visto anche dei video di artisti che si lamentavano appunto del fatto che l'AI in questo caso sostituisca il lavoro di artisti, che quindi a livello proprio umano poi si ritrovano magari con meno posizioni lavorative. Ripeto, è un argomento che svilupperemo più avanti, però giusto per darvi già una qualche idea. Onestamente, non sono né il campione nel riconoscere immagini in AI, né uno stupido perché le so riconoscere quando me le fanno vedere. Però devo dire che in questo caso non mi sono posto nemmeno il problema, cioè i tifosi là in fondo, cioè non me ne frega niente, cioè devo essere onesto. Ho creato anche io un mio prompt dove ho chiesto un calciatore che esulta in stile anime, e guardate qua dietro, gli spalti sono molto simili a quelli che abbiamo visto poco fa. Quindi non ci vuole veramente niente, un attimo, a fare una cosa del genere. Adesso, secondo me, passiamo a un punto leggermente più complicato da digerire, ovvero character and quest concepts. Qui veramente ho dubitato un pochettino anche io, o meglio, più che dubitare, ho storto un po' il naso, ecco, utilizzo questa frase abbastanza spesso. Torniamo a parlare di Decapolis, anche se non è stato apertamente dichiarato da Akira Ino, però in questo caso, vi faccio vedere giù, in questo caso c'è un esempio di quest che è chiamata Il segreto della città futuristica, dove c'è un giallo, quindi uno scienziato viene ucciso e tutto il resto, il suo lavoro viene rubato. Da qui ChatGPT genera una serie di personaggi, di oggetti, di background, di storie di ogni personaggio che ti portano poi alla conclusione, a creare una storia. Io conosco abbastanza Level 5 e da questo punto di vista so che, soprattutto ad esempio nel post-game, nei giochi di Level 5 ci sono sempre tantissime quest secondarie. Da qui voglio
porgere, diciamo, una corda per salvarsi, perché credo che questo sia abbastanza grave in realtà. O meglio, sì, si può utilizzare, non credo che ci sia una legge che lo vieti, però posso capire chi ci rimane un pochettino male se, diciamo, la storia che uno gioca in realtà non è stata creata da una persona con dei sentimenti, eccetera, ma una intelligenza artificiale. Quello che appunto posso immaginare è che, ripetendo un pochettino l'idea di Inazuma Eleven con lavoro sporco, la folla, migliaia e migliaia di personaggi, ecco, in questo caso tantissime quest secondarie, magari per dare ore di gioco, vengono generate dall'intelligenza artificiale, poi vengono costruite all'interno del gioco da delle persone, perché qui ti genera una tabella, ecco qui, credo che si legga, esatto, una tabella in Excel, proprio ti spiega tutto, che può essere utilizzata dal team di sviluppo come reference per creare le quest. Ma addirittura i dati possono includere delle statistiche dei personaggi, come i punti vita, la forza, la difesa, cioè stiamo parlando che comunque hanno tutto. È una roba allucinante, cioè da un certo punto di vista è anche affascinante. Vorrei soffermarmi qui, ma proseguiamo, perché come avete capito questo è il punto che mi interessa maggiormente. E invece appunto proseguiamo perché ci sono altri piccoli punti, quindi voglio completare come detto prima. Viene utilizzata l'AI anche come voci, quindi vengono generate delle voci, ma per delle robe tipo ah, prendi questo, grande, che solitamente vengono utilizzati in battaglia. Questo serve per generarle velocemente, utilizzarle come placeholder. Durante lo sviluppo non c'è bisogno di chiedere all'attore di andare in studio e registrare ah, prendi questo, vai! E poi magari cambia totalmente lo sviluppo, come sappiamo bene, e si cestina tutto con una spesa. In questo caso vengono utilizzati appunto come placeholder, quindi forse a noi nemmeno arrivano. Poi in realtà le voci vengono sostituite da attori quando il gioco viene rilasciato. E infine, questo forse ci interessa anche un po' meno, l'AI viene utilizzato sempre, ripeto, da Level 5 per un qualcosa che è al di fuori del game development. Quindi, ad esempio, il sito, la creazione del sito o per delle illustrazioni promozionali. Quindi si può utilizzare ChatGPT, eccetera, per migliorare o ottimizzare il sito, sia magari dove mettere delle icone, quali colori utilizzare per attirare l'attenzione e tutto il resto, ma questo viene utilizzato da tutti, non è una cosa grave, secondo me. E infine, appunto, per illustrazioni promozionali, come ad esempio questa illustrazione che è appunto del 15° anniversario di Inazuma Eleven, che come potete vedere è stata inizialmente ideata dall'AI. Ultimo punto, anche materiale che io direi ad esempio di stampa, e mi spiego, qua c'è un esempio anzi. Questo è del Tokyo Game Show, è uno stand di una fiera, sapete che gli stand anche sono molto grandi, immaginatevi anche il Tokyo Game Show, enorme. Qui c'è una stampa gigante con i vari personaggi di Inazuma Eleven. Se disegni in dimensioni normali e poi digitalmente si allarga, si streccia o come volete chiamare, l'immagine, cosa succede? Succede che questo si vede molto di più l'effetto, questo è l'originale anche come dimensioni, ma soprattutto se si va ad allargare l'immagine si ottiene questa parte qui, ad esempio queste linee che si vedono tutte pixelate. L'AI riesce a smussare, diciamo, questo zigzag e riesce ad avere, ecco, magari qua si vede di più, qui nella zona del sopracciglio di Mark si riesce ad avere un'immagine qualitativamente migliore. Vi spoiler una cosa, lo utilizzo anche io questo quando io ad esempio faccio le copertine e mi serve prendere lo screen di un gioco che originariamente è piccolo, se lo allargo mi viene tutto sgranato e lo utilizzo anche io per sistemare l'immagine perché va in copertina. E l'ultimo punto, anche per quanto riguarda proprio l'idea di stage, quindi di palco, inizialmente era stato ideato dall'AI. Bene, a questo punto vi sarete fatti già voi un'idea su tutte queste informazioni che vi ho dato. In alcuni punti ho chiesto aspettatemi, ne parlo alla fine, perché ho alcuni punti che sono il mio commento appunto su tutto questo. Ci sono delle critiche anche per quanto riguarda Professor Layton e probabilmente anche altri giochi, ma in realtà noi non lo sappiamo. Noi non sappiamo se l'AI è stata utilizzata o meno, se è stato soprattutto fatto come riferimento, ma soprattutto noi non sappiamo se viene utilizzata anche da altre software house, perché Level 5 ne ha parlato in quel comitato di cui vi parlavo prima, proprio per studiare appunto riguardo i diritti, la proprietà intellettuale di un qualcosa che è generato inizialmente da AI, eccetera. Abbiamo questa scusa per avere queste informazioni, ma probabilmente tantissime altre aziende di qualsiasi tipo utilizzano l'AI. È un qualcosa che sicuramente viene utilizzato anche in maniera più subdola
che ne so, da giornali, da riviste, da siti, anche per generare informazioni, generare click e quindi fare soldi. È un utilizzo sicuramente più becero rispetto a questo. E poi secondo me ci sono dei gradi di utilizzo. Il grado di utilizzo, diciamo, più basso è generare un'immagine che mi serve come placeholder che poi verrà sostituita. Uno, secondo me, ancora più basso è generare una folla di background che veramente già a pensare mi attorno le mani nei capelli se qualcuno l'avesse disegnata. Io spero veramente che non venga sostituito da un lavoro manuale. Un qualcosa sicuramente invece di più grave è quando un personaggio me lo generi totalmente come personalità, come storia e come, devo dire, anche come caratteristiche, i punti vita, la forza. Perde un po'... magari nemmeno ce ne accorgiamo, ma perde un po' di fascino. Secondo me perde un po' di fascino, e questo è il punto. E infine, ovviamente, c'è il discorso che in realtà è il più importante di tutti, è, diciamo, un discorso più deontologico, quasi morale, no? Di un'azienda che sicuramente, se sostituisce il lavoro di una persona manuale con un lavoro di AI, toglie dal mercato una posizione lavorativa. E questo, devo dire, che è una cosa su cui già stiamo vivendo. È come se fosse una seconda rivoluzione industriale, no? Prima si facevano tantissime cose a mano, poi ci sono state le macchine, molti lavori sono scomparsi. Dobbiamo farci l'abitudine, dobbiamo capire che cosa succederà più avanti e sfruttarlo in qualche modo. In realtà dobbiamo sempre impegnarci noi ad andare più avanti rispetto a delle macchine. Almeno questo è quello che penso io. Però posso capire anche l'artista stesso che ad oggi si trova in questa situazione, ovvero che davanti a sé vede già queste cose che non sono più frutto del complottismo di chi diceva tra poco verremo sostituiti tutti dall'intelligenza artificiale. È vero che pian piano qualche lavoro verrà sostituito. Nel caso specifico di Level 5 c'è anche da dire che era un'azienda che periodo Covid, poco prima, poco dopo, insomma, era quasi sull'orlo del baratro, cioè stava quasi fallendo. Quindi in un'ottica di ristrutturazione e di abbattimento dei costi, come si dice, piuttosto che niente piuttosto, no? Quindi in definitiva penso che non bisogni bistrattare Level 5 per questo suo tipo di lavoro. Lo fanno tutti, è una cosa su cui dobbiamo abituarci ed è una cosa che non è così grave in alcuni aspetti come era stata descritta da qualcuno per fare sensazionalismo. Non abbiamo dei giochi fatti da intelligenza artificiale, abbiamo dei giochi che hanno il supporto tecnologico del 2024. In alcune cose forse si va un po' troppo, si andrà sempre ancora di più troppo. Ripeto, secondo me quasi un fine giustifica i mezzi. Piuttosto che non avere Inazuma Eleven, me lo prendo con la folla generata dall'intelligenza artificiale. E tu cosa ne pensi? Fammi sapere qua sotto, iscriviti al canale e mi raccomando, lascia un pollicione lì in su se questo video ti è interessato, ti è piaciuto o se condividi le mie idee. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!